Ciao a tutti, io sono Rossella, mi trovo qui con Noemi al telefono, che vuole lasciarci la sua testimonianza sulle sessioni che abbiamo fatto insieme di Logos Healing. Ciao Noemi, Ciao Rossella. come stai? Bene, bene. Allora, racconta un po' com'è andata con Logos Healing, su cosa ti ha aiutato, raccontaci un po'. Allora, è un'esperienza che per me è stata fondamentale, perché io intanto ho preso consapevolezza molto più di me stessa, del mio passato, di tutto quello che mi stava bloccando. E mi fa lavorare sempre su me stessa ed è un lavoro che comunque mi voleva molto l'Arcangelo Michele, essendo che comunque io sono stata sempre in tutta la vita, diciamo, collegata con questa energia, però non sapevo come fare ancora di più per capire sia i segni e sia ciò che avveniva dentro di me. E quindi grazie a questo lavoro ho potuto avere, diciamo, anche materialmente, no, più un'esperienza più diretta con Una l'Arcangelo maggiore Michele. Ho capito, connessione, certo. sì, ho capito molte cose che ancora non ero riuscita bene a dare. E mi succedeva, no, che magari mi scaricavo, perdevo energia, la disperdevo, perché non avevo proprio un canale puro, un canale pulito dove lavorare. E Certo. quindi magari la perdevo questa energia, stavo sempre male. Adesso invece con questo lavoro ogni qualvolta mi capita anche magari di Di stare stare male o di male. essere confusa, mi riallineo, ecco, e non Ascolta, perdo energia, Noemi, anzi la recupero. Sì. assolutamente, quindi assolutamente per recuperare l'energia, per ritrovare il tuo potere, ma abbiamo anche lavorato sulle paure, sui blocchi. Cosa puoi dire a proposito di questo, in generale, naturalmente? Può essere utile questo lavoro? Sì, tantissimo, tantissimo, perché magari a volte, intanto a volte non si sa perché. Cioè almeno io magari non avevo chiare tante cose, poi con questo lavoro ho proprio scoperto tutti i traumi del passato, che cosa mi bloccava appunto, quello che non mi faceva avere fiducia in me stessa, quello che mi faceva paura e quindi si fa molta chiarezza. Che bello, Noemi. Ascolta, Noemi, tu praticamente hai iniziato da cliente, nel senso che perché volevi risolvere tu i tuoi blocchi e lo stai continuando a fare, però diciamo stai anche imparando a facilitare Logos Healing sulle altre persone. Racconta un po' com'è, ti piace, è semplice da imparare. Dici un po' tu cosa ne pensi. Allora, è bellissimo perché semplice, diciamo che ci vuole un po' di tempo perché è un lavoro Certo, importante esatto. e come tutte le cose importanti ci vuole tempo, concentrazione e quindi non è una cosa che dall'oggi al domani si Certo. riesce a fare sugli altri, prima bisogna molto lavorare su di Su di noi sé. stessi, certo. Assolutamente. Però piano piano è stato molto bello provarlo sugli altri, l'abbiamo fatto insieme, ci sei stata tu ad aiutarmi Certo. e piano piano è stato anche bello riuscire a farlo sugli altri. Certo. Spero veramente un giorno proprio di essere padrona e di poterlo Di fare sugli poterlo altri e di fare aiutare sugli gli altri, altri. anche perché tu comunque fai un lavoro che serve per aiutare gli altri, quindi questo tu hai intenzione di utilizzarlo come strumento in più, giusto? Sì, Ok. nell'ambito della psicologia, Certo. per cui io diciamo studio in generale, però sì, ovviamente per aiutare gli altri. Certo. Bello, che consiglio vorresti dare alle persone a proposito di Logos Healing? Beh, se loro sono, se le, diciamo la sensibilità che ognuno sente dentro se stessi, con questo lavoro sicuramente c'è molta protezione, però ti fa andare avanti a un livello spirituale, quindi se una persona si sente che vuole trovare un canale giusto per poter crescere spiritualmente, collegarsi all'Arcangelo Michele, all'energia di Dio, no? Per ognuno poi la intende come si sente, però io credo che con questo lavoro hai la massima protezione ed è veramente un canale potente. Quindi io lo consiglio perché l'ho fatto su di me, lo provo sugli altri ed è una soddisfazione grandissima. Poi anche un dono, perché per me è stato un dono. In Che un momento bello. molto difficile della mia Certo. vita, io l'avevamo chiesto io, mia mamma, perché Sì. anche lei, abbiamo voluto proprio chiedere a Dio,
di mandarci un segno. aiuto. Ed è arrivato così. Ascolta Noemi, perché giusto per far sì che le persone si rendano conto, ma quanto ci vuole eliminare una paura anche grande, di quelle che sembrano insormontabili? Cioè, spiega, cioè, è possibile davvero con l'ago sealing sciogliere delle cose così grandi? E se sì, in quanto tempo? Eh sì, è possibile. Sembra, all'inizio anche a me sembrava no, dico ci vorrà chissà quanto. E invece ogni volta in un lavoro che può durare un'ora, quando Esatto. facciamo la seduta, già in un'ora tu la tua energia va a mille appena si finisce il lavoro. Cioè parti da che sei completamente a zero e arrivi a mille come energia. Quindi riesci a sbloccarla la paura, in poi ognuno I ovviamente suoi è tempi, personale. certo. Sì, però Ai suoi tempi. cose insormontabili si possono risolvere anche nel giro di una sessione, giusto? Sì. Bene, bene Noemi, io ti ringrazio per la tua testimonianza. Volevo salutare insomma, le persone che ci ascoltano su Connessioni Angeliche. Se volete maggiori informazioni, contattateci. Vi ringrazio, vi saluto. Ciao Noemi, ciao ciao. Ciao Buona Rossella, serata a a presto. tutti. Ciao.